Omram Mikhail Ivanov nasce il 31 gennaio 1900 in Macedonia. Viene al mondo in una famiglia modesta, ma ricca di valori morali. La madre, Dolia, istruita sulle grandi leggi della vita, lo aveva consacrato a Dio fin dal suo concepimento. Nel 1907, Mikhail, insieme con i suoi, si stabilisce a Varna, ma la morte del padre lascia ben presto la famiglia senza risorse. La povertà e tutte le difficoltà che il giovane Mikhail deve superare contribuiscono a risvegliare in lui lo slancio spirituale e le numerose facoltà di cui egli beneficerà più avanti. All'età di 16 anni, in seguito a meditazioni ed esercizi di respirazione, Mikhail vive un'esperienza mistica, straordinaria, la cui luce lo accompagnerà per tutta la vita. Nel 1917, Mikhail fa la conoscenza del maestro Peter Denov, che era stato mandato in esilio nella città di Varna. Favorevolmente colpito dalle attitudini del giovane Mikhail, il maestro Peter Denov lo accoglie come suo discepolo, lo consiglia riguardo agli esercizi spirituali e lo sprona a proseguire gli studi universitari. Nel 1920, fratello Mikhail segue il suo maestro a Sofia. Termina gli studi e diventa professore. Ogni estate, la Fratellanza Bianca, fondata dal maestro Peter Denov, si riunisce sui monti del Rila per un soggiorno di alcune settimane. All'aria aperta, sotto i raggi del sole, il maestro Peter Denov istruisce i suoi discepoli e insegna loro a leggere il libro della natura vivente. Per il maestro, tutto rappresenta un'occasione per istruirli. Nel 1937, il maestro Peter Denov, prevedendo gli sconvolgimenti in arrivo, incarica fratello Mikhail di trasportare in Francia la fiaccola del suo insegnamento. Prima di lasciarlo partire, il maestro Peter Denov gli assegna un compito in forma di parabola. Ti affido una pietra preziosa enorme, di inestimabile valore, ma dovrai attraversare una grande foresta infestata da briganti e bestie feroci. La pietra dovrà essere sporcata perché possa passare inosservata. Dei briganti si getteranno su di te e cercheranno di derubarti, ma non trovando niente di prezioso, finiranno per lasciarti tranquillo. Non appena avrai attraversato quella grande e pericolosa foresta, io sarò con te per lavare la pietra, che brillerà allora di uno splendore senza pari. Gli rivelava così le difficoltà che avrebbe incontrato. Poco dopo il suo arrivo in Francia, nel luglio del 1937, il maestro Peter Denov gli scrisse: «Mio caro Mikhail, ricevi i miei migliori auguri per il buon lavoro che stai facendo per il regno di Dio in quella grande città. Ti mando i raggi della vita. Sono le ultime conferenze tenute sul Rila». Poi, nel novembre del 1939, sapendo delle tante gelosie di cui Mikhail era vittima, gli rivolse queste parole: «Vedo che ciò che dicono di te ti disturba di tanto in tanto. Dio è dietro il bene e il male. Egli
dirige queste due forze. L'amore parla per il bene e la mancanza d'amore per il male. L'amore divino è al di sopra di tutto. Fratello Michael acquisisce rapidamente la padronanza della lingua francese. A Parigi, nel gennaio del 1938, tiene la sua prima conferenza pubblica sul tema della luce e della sorgente. Nel 1947 viene aperto il primo centro fraterno a Sèvres, alla periferia di Parigi, che riceve il nome di Izgrev, in ricordo del centro fraterno di Sofia, in Bulgaria, dove abitava il maestro Peter Denov con i suoi discepoli. Ma una serie di prove attende fratello Michael. Vittima di un complotto, egli viene condannato sulla base di alcune false testimonianze. Sono tante pietre scagliate contro di lui, che egli saprà trasformare in pietre preziose, frutto di una vera alchimia spirituale. Per la sua riabilitazione bisognerà attendere il 1960. Nel 1953, fratello Michael inaugura il primo congresso d'estate nel demanio del Bonfen, a Fréjus, sulla costa azzurra. Quando i fratelli e le sorelle piantano le loro tende in quella proprietà isolata, non esiste praticamente nessuna comodità. Egli dirà: «Preferisco vivere in una piccola capanna con tutta l'umanità nel mio cuore, piuttosto che in una casa spaziosa e confortevole». Nel 1959, fratello Michael parte da solo per un viaggio in India, che durerà un anno. Questo viaggio segnerà una svolta nella sua vita. Là, egli incontra i guru più stimati, fra cui l'avatar himalayano Babaji, e visita vari ashram molto rinomati. In India riceve il suo nuovo nome, Omram Michael Ivanov. Al suo ritorno, i fratelli e le sorelle sono stupefatti nel ritrovare un uomo trasformato. I suoi discepoli lo riconoscono allora come maestro e insistono nel volergli tributare rispetto. Da quel momento in poi il maestro Omram Michael Ivanov parla con la propria voce. Egli porta avanti l'opera iniziata dal maestro Peter Denov, aggiungendo ciò che egli stesso ha sviluppato, e tra i due non c'è alcuna contraddizione. Egli procede sullo stesso cammino e nella stessa direzione, sempre verso la luce, verso Dio. Grazie al lavoro entusiasta e benevolo dei numerosi fratelli e sorelle, il Bonfen
un tempo terra ingrata e rocciosa, acquista progressivamente il suo aspetto attuale di centro internazionale di congressi, i cui partecipanti giungono ogni estate dai 5 continenti. Attualmente la Fratellanza conta migliaia di membri e in molti paesi i centri fraterni sorgono come veri focolai di luce. Tuttavia la Fratellanza non è che un riflesso della vera Fratellanza Bianca Universale che è in alto e che comprende tutti gli esseri più evoluti. L'appellativo di Fratellanza Bianca Universale contiene tutta una scienza, evoca un mondo fraterno, ci indica il compito da realizzare e traccia il cammino luminoso che possiamo percorrere. Che è la cosa la più importante? Et c'est ça qui manque maintenant dans la tête de tous les humains, même les philosophes, même les savants, même. Et je disais de savoir la valeur des choses, c'est au-dessus de tout. Mais on ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, si vous posez la question, la valeur du radium, la valeur de la platine. La valeur de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, de ceci, de cela. De... Ils vous diront, voilà. Voilà ce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres choses, une autre valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de la lumière, la valeur du bien, la valeur d'un idéal. Qu'est-ce que c'est un idéal? Quelle est la valeur d'un idéal? Ils ne savent pas. Ah, quelle est la valeur d'un morceau de fromage, oui. Oui. Et c'est là que je veux vous dire que la chose parmi les plus importantes, c'est de savoir, de connaître la valeur des choses. Eh bien, ils ne connaissent pas la valeur. Quelle est la chose la plus importante? Oh, la plus importante, c'est d'avoir de l'or. Oui. Ou d'avoir une femme, d'avoir un enfant, ainsi de suite. Eh bien, d'après moi, la chose la plus importante, c'est de savoir la chose qui peut nous donner ces trois choses-là. La lumière, avoir la lumière. L'amour et la vie. Et il n'y a rien de plus important. Dites-moi, donnez-moi quelque chose de plus important que la vie. Et regardez combien les gens sont loin de ça. Ils ne diront jamais que c'est la vie qui est la plus importante. C'est l'or, c'est le côté économique, c'est le côté politique, c'est le côté... Hein? Mais la vie, la vie, la vie. Et quelle vie? Ben, la vie. Et voilà que là aussi... Mais pas la vie de vivre comme les animaux. La vie éternelle, la vie immense, la vie illimitée. C'est cet amour pour cette vie immense de savoir, de le connaître et de vivre ça. Ben, il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Et c'est ça qu'on apprend dans l'enseignement. Comment vivre ?